Ah, la vita dello studente fuori sede, forse il sogno di ogni ragazzo. Anche io sono una dei tanti ragazzi fuori sede. Chi mi conosce infatti sa che mi sono trasferita a Bruxelles per studiare e andare a vivere da sola è stata una delle libertà più grandi che potessi acquisire. Diventare completamente autonomo e indipendente, prendermi il mio tempo e gestirlo a modo mio, scoprire la mia città, innamorarmici, girare e perdermi, stare sempre in compagnia, invitare amici a casa, fare feste a casa. La mia parola d'ordine è diventata indipendenza, nessun obbligo e tante libertà. Forse però non avevo calcolato giusto un paio di cose, tipo fare e disfare la valigia 6 volte al mese, andare a fare la spesa, cucinare senza distruggere la cucina, pulire la cucina, passare lo straccio, pulire il bagno, riempire la lavastoviglie, svuotare la lavastoviglie, mettere a posto, capire come funzionano i pulsanti della lavatrice, fare il bucato, stendere i panni e tornare a pulire il bagno perché si sporca ogni 5 minuti. Ciao a tutti, io sono Stella e benvenuti in questa nuova rubrica che si intitolerà Lo studente fuori sede. Per chi non mi conoscesse, ovviamente io sono una studentessa fuori sede, mi sono trasferita a settembre del 2019 a Bruxelles, in Belgio, per studiare scienze politiche all'Università Libera di Bruxelles e il 9 settembre, il giorno in cui sono partita, ho cambiato radicalmente la mia vita, in quanto appunto mi sono trasferita da sola, non conoscevo nessuno, non conoscevo niente della città poiché non l'avevo mai visitata, non conoscevo l'università, non conoscevo assolutamente nulla e mi sono ritrovata in questo mondo completamente nuovo, catapultata in nuove amicizie, nuovi ambienti, nuove cose di lavoro, nuovi studi, nuove materie, tutto nuovo. Vi racconto un attimo velocemente la mia esperienza. Io ho cominciato a guardare per studiare all'estero già dalla terza, quarta superiore. Ero già convinta di voler partire, di proseguire i miei studi all'estero, uno perché volevo migliorare lo studio della lingua francese, due perché sono appassionata dei paesi francofoni e quindi avevo proprio questo bisogno di approcciarmi di più alla cultura e alla lingua francese. E in più, diciamo, il motivo principale era quello di uscire dalla mia comfort zone, di cambiare completamente aria, amici, gente, luoghi, ambienti, qualsiasi cosa. Dopo, diciamo, questo preambolo della mia esperienza, volevo parlarvi più prettamente di cosa tratterà questa nuova rubrica. Dal momento che ricevo tantissime domande riguardanti la mia esperienza all'estero, sia qui nei commenti di YouTube, sia su Messenger che su Instagram, veramente ci sono tantissime persone che mi stanno scrivendo, mi stanno dicendo che stanno guardando i miei video sull'università all'estero e più in particolare sull'ULB e mi stanno arrivando veramente tante domande riguardanti tutto ciò che concerne la vita dello studente fuori sede. Quindi per cui ho deciso di aprire questa nuova rubrica che ci accompagnerà probabilmente per tutta la durata della mia esperienza all'estero. Questi video quindi saranno degli episodi per quanto riguarda la vita fuori sede, tutte le pare, le paure, le fobie che si possono avere prima di partire, tutto ciò che c'è da sapere prima di andare a studiare all'estero oppure semplicemente cambiare casa e andare a studiare in un'altra città italiana per l'università. E specialmente in questa rubrica voglio sentire più, diciamo, direttamente il vostro parere, voglio sentire come vi state trovando voi nella vostra esperienza sia all'estero che in Italia cambiando appunto città, tutti magari i vostri dubbi, le vostre paure se l'anno prossimo vi dovete trasferire da qualche parte per iniziare l'università, insomma, spero che sia, diciamo, un confronto diretto con voi e spero di creare una, diciamo, community di questi studenti fuori sede. Con questa rubrica non voglio solo darvi dei consigli su come affrontare delle ipotetiche paure, dei dubbi o delle domande, ma voglio anche darvi esempi pratici di come sono stata io, di come ho affrontato io le mie paure, le mie fobie, le mie pare prepartenza o comunque durante il mio soggiorno qui a Bruxelles. Come appunto avete visto, prima di prendere la decisione di partire bisogna prendere in considerazione tante cose e secondo me per risolvere la maggior parte dei vostri dubbi e delle domande è proprio utile farvi vedere in primis a cosa andate incontro attraverso questi video. Per quanto riguarda gli episodi di questa nuova rubrica dello studente fuori sede, penso che cercherò di girarne magari uno al mese per attirare sempre più gente e per far conoscere sempre di più questa rubrica a tutti gli studenti che si trasferiranno o che si sono già trasferiti. In particolare, per avviare questa rubrica, vi avevo dato alcuni indizi sulla mia pagina Instagram, quindi se non mi seguite andate a seguirmi così da rimanere sempre aggiornati con tutto ciò che riguarderà questa rubrica. Vi avevo infatti chiesto su Instagram, attraverso un sondaggio, chi si è già trasferito per un'università oppure chi si trasferirà l'anno prossimo o chi magari è intenzionato a trasferirsi. E sono rimasta super sorpresa perché le persone che hanno dovuto o voluto cambiare città e che quindi sono diventati cosiddetti fuori sede sono 99, che è una cosa che
mi fa super iper mega piacere. E ancora le persone che invece si trasferiranno l'anno prossimo e quindi che finite le superiori diventeranno i cosiddetti fuori sede sono altre 34 persone. Quindi diciamo che cominciamo ad essere in tanti ad evadere un po' dalla nostra comfort zone e a volerci trasferire in giro per il mondo per continuare i nostri studi. Continuate a farmi sapere qui sotto e anche su Instagram chi ha intenzione di trasferirsi l'anno prossimo oppure chi si è già trasferito e quindi vuole unirsi a questa nuova rubrica dello studente fuori sede. Infine, con una box delle domande sempre su Instagram, vi avevo chiesto un po' di dubbi, domande, pensieri liberi, pensieri generali, sentimenti a proposito di questo tema. E devo dire che siete stati in tantissimi a rispondere sia con delle domande sia con dei pensieri che con delle affermazioni, un po' tutto. Questa cosa mi fa strapiacere. In particolare, quindi, in questo video voglio affrontare le due tematiche che mi sono state più richieste, domandate, sia attraverso la box delle domande che vi avevo lasciato, sia attraverso altri messaggi che ho ricevuto in questo periodo e anche magari l'anno scorso. Queste due tematiche principali sono la paura e l'insicurezza per la partenza e il problema della lingua. Quindi questo primo episodio della vita dello studente fuori sede si incentrerà principalmente su questi due macro argomenti. Se avete nuovi argomenti, se avete nuove tematiche che possiamo affrontare insieme in uno dei prossimi episodi, fatemeli sapere qui sotto o sempre sul mio profilo Instagram, Messenger, dove volete. La prima questione che quindi affronteremo insieme è la paura e l'insicurezza prima della partenza o per la partenza. Ho ricevuto molte domande che mi dicevano infatti: sono intenzionata a partire, voglio partire, ma ho paura di non trovarmi bene, ho paura di non ambientarmi subito, ho paura magari di non trovare amici, ho paura di non sentirmi bene nell'ambiente universitario, ho paura di sentirmi molto spesso solo, non so come affrontare la solitudine, ho paura diciamo di perdere gli amici soliti abituali che ho nella mia città, ho paura di sentirmi spaesato nella nuova città. Il primo consiglio che posso darvi per razionalizzare tutte queste paure e insicurezze è quello di scrivere tutto ciò che vi passa per la testa e tutto ciò che vi mette ansia o paura riguardante la partenza. Scrivere infatti tutte le proprie paure, ansie, i propri dubbi è un modo per razionalizzare tutte queste paure e cercare di trovarsi faccia a faccia di fronte a queste paure. In primis, se abbiamo scritto tutto ciò che ci passa per la testa, ci sembra quasi di esserci liberati di un peso e aver diciamo dato sfogo a tutte le nostre paure su un foglio di carta. Per diciamo liberarci definitivamente di queste paure e di queste ansie, il mio secondo consiglio è quello di trovare una soluzione positiva a ciascuna di esse. Per esempio, se abbiamo paura di non ambientarci subito nel nuovo ambiente universitario, possiamo tra virgolette risolvere il problema cercando di dirci che in ogni nuovo ambiente è difficile ambientarsi, poiché appunto scopriamo nuove cose, siamo catapultati in una nuova dimensione che non conoscevamo e sia il nostro cervello che il nostro corpo ci mettono un po' di tempo a elaborare l'ambiente circostante e a farci capire di stare bene in questo nuovo ambiente. Quindi cercate di non essere insicuri davanti ad un nuovo ambiente, sia che sia universitario, sia che sia lavorativo, sia che sia addirittura un ambiente magari della vostra città che più o meno conoscete ma di cui il vostro corpo e il vostro cervello non si sono ancora abituati, non hanno ancora elaborato tutte le circostanze. Se invece magari ci affligge la paura di sentirci soli e di non trovare subito nuove cerchie di amici, dobbiamo pensare che moltissimi ragazzi sono nella nostra stessa condizione. Moltissimi ragazzi, come avete visto, hanno risposto positivamente al fatto che l'anno prossimo o quest'anno sono già partiti per un'esperienza in un'altra città, per studiare in un'altra città. Perciò dobbiamo renderci conto che ci sono tantissimi altri ragazzi che si trovano nella nostra stessa barca, che si sono trasferiti da soli, che si trovano catapultati in un nuovo ambiente e che quindi devono fare nuove amicizie. Nel momento infatti in cui ci ritroviamo da soli e in certe condizioni, cerchiamo di approcciarci alle persone che hanno e che si trovano nelle nostre stesse condizioni. Quindi è normalissimo che all'inizio facciate amicizia e troviate diciamo conforto nelle persone che si trovano lontane da casa, che si trovano da sole, che magari sono insicure nel nuovo ambiente quanto voi. Oltretutto, ovviamente, non sottovalutate il potere dei social network. Ci sono tantissime pagine di magari studenti che si sono trasferiti in un'altra città e che quindi formano queste piccole comunità per ritrovarsi. Il mio terzo consiglio, se avete magari paura della partenza e vi state facendo un po' di pare per quanto riguarda il fatto di ambientarsi, di non trovare amici eccetera, è quello di iscrivervi a delle associazioni per cercare di conoscere nuova gente e per vincere la timidezza. In ogni città e in ogni paese ci sono tantissime associazioni per quanto riguarda il volontariato a scopo benefico, a scopo di insegnamento, di studio. Ci sono davvero tantissime possibilità per conoscere gente e il fatto di conoscere gente e aprirsi maggiormente a queste persone che possono diventare eventualmente vostri amici è un fattore in più per vincere la timidezza e per cercare di uscire da questa bolla di insicurezza. L'ultimo consiglio che posso darvi, che in realtà non è proprio un consiglio
consiglio, ma è un mio pensiero personale, è che imparare a stare da soli fa bene. Al contrario di quello che magari ci insegnano sia a scuola che in famiglia che sui social network, il fatto di dover sempre ricercare qualcuno, di dover sempre avere tanti amici, di dover sempre essere circondati da persone, non è magari quello che ci serve in quel momento. Infatti, per costruirci noi stessi e per costruire il nostro nuovo ambiente, la nostra carriera, i nostri studi, tutto ciò che ci riguarda, è importante farlo da soli, è importante conoscerci, conoscere i propri difetti, conoscere le proprie pare, i propri limiti e imparare ad affrontare tutto ciò che ci riguarda da vicino e tutto ciò che dobbiamo affrontare da soli. Inoltre, se in un primo periodo non abbiamo, diciamo, nessuna figura di riferimento, non abbiamo nessun punto fisso a cui rivolgerci nei momenti di difficoltà, dobbiamo essere noi in primis a diventare questo punto fisso. Le prime settimane di solitudine in una nuova città, in un nuovo paese, sono quindi da sfruttare al 100% perché probabilmente saranno il periodo che vi ricorderete di più, che vi resterà più impresso in quanto siete cresciuti voi personalmente e in quanto vi siete abituati ad imparare a stare da soli con voi stessi. Il secondo macro tema di cui parliamo in questo primo episodio è il problema della lingua. Diciamo che questo macro tema riguarda principalmente le persone che vogliono studiare all'estero, come per esempio ho fatto io. In questo mio periodo di studi all'estero mi sono arrivate veramente un'infinità di domande riguardanti il problema della lingua, come faccio magari all'inizio se non capisco tutto, ho il problema della lingua perché non parlo perfettamente la lingua, non capisco bene tutto e quindi ho paura di non essere capito, non farmi capire, eccetera, eccetera. Il mio primo consiglio è quello di conoscere il vostro livello di lingua senza, diciamo, bluffare. A mio avviso è importante sapere prima della partenza il proprio livello di lingua, se può essere una A2, un B1, un B2 e capire quindi i propri limiti per quanto riguarda la lingua, su cosa sappiamo già e quindi abbiamo già una base per approfondire la lingua e su cosa invece appunto dobbiamo andare ad approfondire il nostro studio. È importante quindi farsi un po' un esame di coscienza per capire il proprio livello scritto, il proprio livello parlato di quella lingua. Il mio secondo consiglio è quello di integrare la conoscenza della lingua con un corso online oppure con un corso in presenza. Molto spesso infatti su internet si trovano dei corsi online fatti magari da applicazioni o da tutor che possono aiutarvi con la conoscenza e l'apprendimento di questa nuova lingua. Devo dire che ce ne sono alcuni che non costano esageratamente. Io per esempio ho appena fatto un abbonamento su Babbel allo studio della lingua olandese per 3 mesi e l'ho pagato circa 27 euro, che a mio avviso in primis non è tanto e soprattutto il fatto di spendere dei soldi che ho guadagnato attraverso il mio lavoro sull'apprendimento di una lingua mi fa capire quanto per me sia importante la conoscenza e l'apprendimento di questa lingua. Il mio terzo consiglio è quello di guardare film o serie prettamente in lingua originale, quindi nella lingua in cui dovete, diciamo, esercitarvi per impararla oppure addirittura leggere libri in lingua. È importante sia per migliorare il lessico che per migliorare la pronuncia ed è un ottimo esercizio che oltretutto ci dà un momento di svago e di relax. Il mio quarto consiglio è quello di informarvi su dei corsi gratuiti che l'università che vi accoglie nel nostro nuovo paese può offrirvi. Nella maggior parte infatti delle università all'estero ci sono dei corsi in lingua che vi possono essere d'aiuto per approfondire appunto la conoscenza della lingua. Non solo l'iscrizione a questo corso di lingua può darvi la possibilità di migliorare nell'apprendimento della lingua, ma può anche farvi conoscere nuove persone e quindi eliminare la para di non conoscere nessuno all'inizio. Infine voglio concludere questo macro tema rassicurandovi sul fatto che è normale non avere una conoscenza approfondita della lingua nel momento in cui si arriva nel nuovo paese straniero. E anzi, dovete cercare di far comprendere magari all'inizio questo vostro limite e far capire alle altre persone che vi state impegnando per conoscere e approfondire questa nuova lingua. Posso dirvi infine che è proprio andando in un nuovo paese che approfondirete la lingua perché sarete un po' costretti sia negli ambienti, diciamo, di lavoro, sia negli ambienti universitari che magari per la strada, nei negozi, a fare shopping o semplicemente a fare la spesa, che dovrete utilizzare per forza quella lingua, quindi che magari dovrete imporvi un po' l'uso e la conoscenza della lingua. Bene, questo primo episodio dello studente fuori sede finisce qui. Io spero vivamente che questa nuova rubrica vi piaccia, spero che il video vi sia piaciuto. Se l'avete visto fino a qui, commentate con l'emoji del mondo perché fa sempre bene spostarsi in giro per il mondo e diventare studente fuori sede. Se il video vi è piaciuto, come al solito, mettete un thumbs up, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e soprattutto condividete questo video, questa nuova rubrica con tutti i vostri amici che sono interessati a partire sia all'estero che non per affrontare questa nuova esperienza dello studente fuori sede. Infine seguitemi anche su Instagram dove troverete sicuramente tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda la rubrica dello studente fuori sede e soprattutto, come ho detto all'inizio di questo video, voglio davvero creare una sorta di dibattito e community aperta per, diciamo, far conoscere, far entrare in questa nuova rubrica sempre più studenti. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo in un prossimo video.